Buongiorno a tutti, sono Brando Benifei, sono un candidato per le elezioni europee del Partito Democratico nel collegio Nord-Ovest, sono il più giovane candidato del PD in tutte le 5 circoscrizioni. Io avevo aderito già alla campagna nazionale da attivista, sono anni che mi impegno anche con le associazioni antimafia, sono un iscritto di Libera e credo molto nell'impegno che ha portato anche a dei risultati importanti nel Parlamento italiano. Ho aderito ora con ancora più convinzione e contento di poterlo fare come candidato, perché penso che anche a livello europeo sia importante contrastare la criminalità organizzata e sia a quel livello, come per tante altre questioni, che si può davvero incidere per fermare una forza che purtroppo è ormai transnazionale, non è più limitata solo al nostro paese. Se ne stanno rendendo conto, io ho lavorato per tanti anni con i giovani dei partiti socialisti, democratici, degli altri paesi europei e devo dire che in questi anni è cresciuta la consapevolezza da parte dei giovani attivisti e militanti politici della dimensione europea di questo fenomeno e quindi della necessità di contrastarlo a quel livello. Sicuramente mi impegnerò intanto a costituire, a far parte dell'intergruppo contro la corruzione e la criminalità organizzata in Europa. Sicuramente credo sia necessario fare dei passi avanti importanti nella uniformazione della legislazione, nella collaborazione fra i corpi di polizia e l'investigazione a livello europeo e credo che sia necessario anche costruire una consapevolezza culturale diffusa in Europa legato alla diffusione di questi fenomeni criminali in tutto il territorio europeo. Beh, io credo che possa, da un punto di vista di sistema, e credo sia un tema cruciale, fondamentale, garantire diritti e giustizia sociale in un modo che venga percepito dalle persone che vivono in Europa come qualcosa che gli è dovuto, che è un diritto, non come un favore da parte della criminalità organizzata, in quanto io credo che un tema cruciale, un tema culturale e di sensibilizzazione sia il fatto che molte persone vivono diritti che dovrebbero essere garantiti a tutti come dei favori che vengono garantiti dalla criminalità organizzata. Questo accade in molte regioni d'Italia e penso che e non solo, penso che sia qualcosa che sta iniziando a accadere anche in altri paesi. Credo che il tema di garantire a tutti i diritti e non favori, come succede con la criminalità organizzata, sia qualcosa in cui l'Europa può svolgere un ruolo centrale, in quanto io credo, da convinto europeista federalista, che sia in Europa che si può costruire la crescita, ricostruire il welfare europeo che manca, che è il brodo di cultura. Questa disperazione sociale che vediamo crescere in questi anni è il brodo di cultura del fenomeno mafioso, del fenomeno della criminalità organizzata.